Il segreto del fiore giallo. Bea è arrivata in una nuova scuola. È una scuola molto colorata, piena di tempere e pennarelli per fare disegni grandi, come gli artisti. Vestiti e cappelli per travestirsi, come gli attori. Pupazzi, treni e marionette per giocare insieme senza litigare. Ci sono anche dei grandi cuscini dove stare sdraiati e raccontarsi le cose o soffiarsi un segreto. «Che cos'è un segreto?» chiede Bea. Nella scuola di prima non c'era l'angolo per scambiarsi i segreti, c'erano però i colori fuori. Tanti colori nel grande giardino, dove si potevano fare capriole sul verde dell'erba o sul giallo, bianco e blu dei fiori. Un segreto è una cosa che sai solo tu e che gli altri vorrebbero sapere, dicono i bambini a Bea. In poco tempo Bea ha trovato già tanti amici. Trovare amici è facile. Un bambino chiede a un altro bambino come si chiama e si diventa amici. «Io sono Bea», dice a tutti. «Che strano nome, Bea! In realtà si chiama Beatrice». Ma appena nata era un fagottino minuscolo e ci voleva un nome piccolo, Bea. Adesso Bea è diventata grande, sa fare molte cose, ma il suo nome è ancora Bea e le piace. È molto felice Bea nella nuova scuola, peccato non avere un segreto da raccontare. Dalla finestra della nuova scuola si vede soltanto un prato e un fiore giallo. Ci sono pochi colori là fuori, ma certo, quello è il segreto! Finalmente Bea l'ha trovato e corre a raccontarlo. Si butta sui cuscini e dice: «Sentite il mio segreto!» Tutti le si avvicinano in silenzio perché i segreti si dicono piano. «Ecco il mio segreto! I fiori gialli si trasformano in soffioni!» «Ma che cos'è un soffione?» Un soffione è una palla di semi leggeri che portano nell'aria i desideri. Nessuno dei bambini crede alle parole di Bea. Tutti sanno che i fiori finiscono tagliati insieme all'erba. Anche il fiore giallo spuntato sul prato, quando verrà il giardiniere, lo taglierà, così i bambini potranno giocare sul cortile pulito. Bea però è certa del suo segreto. Nella scuola di prima lo faceva tante volte il gioco dei soffioni. Forse se è un segreto non dovrebbe dirlo, ma quel gioco è bellissimo, deve insegnarlo ai suoi amici. Ogni mattina Bea controlla il fiore giallo e ogni mattina il fiore è sempre uguale. Poi un giorno, appena arrivata a scuola, Bea vede un uomo in tuta blu. Ha in mano una grande trottola che inghiotte ogni cosa. Bea, che non ha paura di niente, corre fuori dalla scuola e si aggrappa ai pantaloni blu, appena in tempo. «Il fiore no!» urla Bea. Però l'uomo deve continuare il suo lavoro e pulire il cortile dalle erbacce. Ma c'è una bambina che sta abbracciando un fiore giallo. Anche gli altri bambini raggiungono Bea e all'improvviso si accorgono che quel fiore è molto bello e molto giallo, sembra diventato più grande, non si può tagliare. Tutti i bambini adesso sono con Bea, vogliono salvare insieme il fiore giallo. Fiore! 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 E il fiore è salvo. Ogni giorno i bambini controllano che il fiore giallo sia al suo posto. Qualche volta un'ape passeggia sui suoi petali e poi vola via. Poi, un mattino, il fiore giallo non c'è più. Al suo posto è spuntato un palloncino leggero e piumoso. È un soffione. Bea lo coglie e soffia con i suoi tanti amici. Soffiano pensieri e desideri sul volo di paracadute bianchi che vanno lontano. Evviva Bea che ci ha soffiato un segreto! Ma nessuno si è accorto che Bea sta già suonando un altro segreto. Nel gambo del fiore è nascosta una tromba. Piva, piva!
suona, suona.